Ricordo che la pubblicità dei lavori di questa seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera e ovviamente la trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Nell'ambito della nostra indagine conoscitiva abbiamo oggi davvero il piacere di ascoltare il dottor Crovetto, che ha una lunga vicenda, una lunga traiettoria nel mondo bancario italiano, può aiutarci a scattare una foto e a indicarci dei binari di riflessione e auspichiamo anche di iniziativa. La prego. Grazie, buongiorno, grazie Presidente e grazie per l'occasione. Io vado. Allora, presento e mi chiamo Andrea Crovetto, sono il direttore generale della banca Finnat che ho svolto negli ultimi 23 anni una carriera nelle banche, prima per 8 anni in una banca internazionale che si chiama Citibank, che è una banca americana nel settore del capital markets e dopodiché sono entrato nel mondo bancario italiano ricoprendo alcuni incarichi di presso banche italiane, in particolare ho diretto sia banche commerciali sia banche di investimento, attività di banca di investimento, in particolare per il gruppo Unicredito e per il gruppo Intesa San Paolo. Ho per la verità anche promosso iniziative del sistema, quali piattaforme elettroniche per lo scambio di strumenti finanziari e quindi oggi cerco di portarvi a disposizione la mia esperienza nel campo bancario, in particolare con riferimento al finanziamento delle imprese, individuando in questo aspetto una possibile leva per la crescita del Paese, quella crescita delle imprese, dell'economia e dell'occupazione. Quindi ho articolato una breve relazione che si apre con qualche considerazione sul fatto che potenzialmente un nuovo modello di finanziamento alle imprese può essere una leva di sblocco della nostra economia. E le considerazioni da questo punto di vista sono, credo, molto note, ma mi preme ripercorrerle. Il sistema produttivo è italiano, come sapete, è molto frammentato. E già da questa considerazione vorrei porgervi il fatto che nella mia esperienza prima in Citibank o nei mercati principali le regole di ingaggio e di meccanismi di trasmissione del capitale fra il risparmio e le imprese in Italia debbono conoscere una metodica diversa proprio per raggiungere la capillarità nazionale. Le aziende italiane sono tradizionalmente ricorse al debito bancario per il finanziamento dei loro progetti e sapete che ci sono alcuni vizi nella struttura qualitativa di questo ricorso perché spesso finanzia più a breve termine e meno a lungo termine e anche quantitativa perché, come sapete, ultimamente manca un po' la cosiddetta materia prima. Questo è un fenomeno che esaminerò magari con una tabella. Di converso, forme complementari di finanziamento alle imprese in Italia di fatto non sono partite in maniera rilevante. Ci sono però buone notizie perché emergono delle modalità nuove che mi premerei di sottoporvi perché potrebbero essere considerate come degli strumenti importanti. Io velocemente vorrei sottoporvi alcuni numeri che probabilmente danno un senso di quel che dicevo prima del ricorso al debito in assoluto finanziario delle aziende italiane, cioè se vedete questi indicatori sulla parte destra vedete come negli ultimi anni è cresciuta la leva finanziaria, cioè il ricorso al debito rispetto ai mezzi propri nelle aziende italiane. Di converso, paesi che hanno tassi di crescita diversi dal nostro, ma hanno anche strutture diverse, hanno mediamente una composizione diversa del finanziamento dei loro investimenti e in particolare, se vedete il caso estremo della Francia, ma anche negli Stati Uniti, mediamente c'è più capitale proprio. Questo in un paese che vuole riconvertire il proprio tessuto infrastrutturale di investimenti e di mezzi per in qualche modo distinguersi, ritengo possa essere un elemento importante da considerare.
questo è solo un breve flash, questo è un grafico un po', diciamo, macchinoso, ma mostra anno per anno, a partire dal 2009, vedete, diciamo, muovendovi da sinistra verso destra, come il livello assoluto dei finanziamenti bancari alle imprese è rimasto relativamente stabile, ma ha conosciuto un flusso netto negativo, in particolare nell'ultimo anno, e in corrispondenza a quell'anno, nel 2012, vedete anche un'evoluzione di quel, brutta parola, NPL ratio, che vuol dire che sono i crediti malandati, cioè le cosiddette sofferenze, gli incagli, cioè quelle posizioni che il sistema bancario vanta contro imprese che hanno difficoltà a ripagare. E vedete che un sintomo della crisi che tutti noi conosciamo è in quell'indicatore lì, vedete come è cresciuto in percentuale del portafoglio. Io mi soffermerei, vorrei portare solo la vostra attenzione alla parte destra, perché quel 16,5% di crediti in sofferenza ingenera un circolo vizioso che porta le banche a dare meno credito, perché il fatto di avere tanti crediti in sofferenza, per le regole anche imposte dal Basilea 3, Basilea 2, eccetera, impone alle banche una prudenza maggiore e, se volete, anche il buon senso impone alle banche di essere più selettiva. Quindi il nostro Paese oggi corre un rischio, che è quello del circolo vizioso della qualità del credito, quindi cattiva performance, disponibilità limitata del credito, peggioramento di alcune condizioni. Quindi uno del mio primo commento è che quello che mi accingerò a proporvi in pratica vorrebbe portare a sbloccare questo circolo vizioso, che è piuttosto diciamo preoccupante. Salto la parte del private equity per dirvi che quando si parla di private equity, cioè di investimenti di capitali privati nelle aziende italiane, parliamo di tantissime aziende, serissime, bellissime operazioni, toccano meno dell'1% delle aziende italiane nel settore delle piccole e medie aziende. Quindi parliamo di un fenomeno aneddotico, non sistematico, e quindi diciamo lo salto un po' per concentrarmi sugli aspetti più rilevanti. Quelli che ritengo più rilevanti sono i canali di finanziamento. In questa tabella vedete le aziende italiane ripartite per classi di fatturato. Vedete quattro classi, una prima classe da 2 a 10 milioni, da 10 a 50 milioni, da 50 a 500 milioni, e ovviamente tutti non sono sorpresi di conoscere che sopra 500 milioni in Italia abbiamo circa 400 imprese, che tutte insieme fanno 711 miliardi di euro di fatturato. E da un punto di vista di finanziamento dei propri progetti di crescita accedono naturalmente al canale bancario, ma hanno anche accesso al mercato dei capitali. Vedete emissioni di obbligazioni, emissioni di azioni, aumenti di capitale, pensate recentemente a marchi italiani importanti come Prada o la Finmeccanica, la Fiat, no? Emettono strumenti sul mercato dei capitali. Quando scendiamo nelle aziende medie e nelle aziende piccole osserviamo che, a fronte di fatturati cumulati importantissimi, perché il settore per esempio da 50 a 500 milioni fattura cumulativamente 580 miliardi di euro, quindi diciamo è una componente rilevante, se lo sommiamo a quello a fianco, cioè dai 10 milioni, parliamo del cuore dell'economia italiana, ebbene sostanzialmente questi due comparti accedono esclusivamente alla fonte del finanziamento bancario. E quindi qui vorrei concentrare, secondo me, la vostra attenzione, perché qui c'è una possibile risposta a quella rottura del circolo vizioso di cui prima. Ritengo che le eventuali azioni, diciamo, di incisive nei confronti delle medie imprese, cioè le due classi centrali, e della classe estrema sinistra, cioè delle piccole, delle micro imprese, debbano, per motivi tecnici, poi possiamo anche approfondirli, essere diverse. Cioè non è possibile avere la stessa ricetta per andare alle medie imprese, che sono comunque imprese strutturate in un certo modo, e usare lo stesso pacchetto di possibili iniziative sulle microimprese. Quindi io, nella mia relazione, un po' per l'esperienza, un po' per l'opportunità, mi concentrerò sulle due classi centrali, dove però, appunto, osservando i numeri, parliamo di oltre 1.100 miliardi di euro di fatturato italiano, quindi stiamo parlando di metà dell'economia, quindi diciamo, è una mia proposizione pragmatica per andare a prendere un bersaglio comunque importante. Quindi in sintesi quello che vi ho detto è che le grandi imprese hanno accesso a due canali di finanziamento, le PMI invece ne hanno accesso a uno solo, occorre far affermare una filiera
possibile di gestori di patrimoni, perché in realtà in Italia i patrimoni ci sono, cioè i soldi in verità in Italia non sono problema di trovarli, il problema è portarli dal risparmio con chiaramente la prudenza del caso all'attività produttiva. L'idea che mi permetterei di porgervi è un'idea di razionalizzazione a costo pubblico zero, cioè è tutta un'idea basata sul privato, sul risparmio nazionale. Per farlo vorrei avvalermi di questa tabella grafica, quindi a pagina 11, ricapitolare quello che vi ho detto. Cioè, se prendete ad esempio quelle due classi di imprese, cioè le PMI, finanziano oggi i loro investimenti tutti con questa frecciona grigia che viene dalle banche. Il capitale che arriva a questi soggetti dal mondo del risparmio nazionale, risparmio naturalmente istituzionale, non sto parlando del conto della famiglia o del risparmiatore, sto parlando del risparmio gestito professionalmente, ebbene da questa sacca alle imprese di categoria media arriva zero sostanzialmente. Arrivano invece magari soldi alle grandi imprese attraverso le emissioni di aumenti di capitale, ma secondo me l'opportunità da valutare è che questa freccia tratteggiata andrebbe in qualche modo attivata. Andrebbe attivata perché evidentemente qui c'è un circolo, quello che si studia, che abbiamo studiato sui libri di scuola, del risparmio investimento, cioè il fatto che l'investimento porta crescita, porta investimenti in innovazione, soprattutto l'investimento con strumenti di lungo termine, permette all'imprenditore di avviare anche ricerche, sviluppi che magari solo sostenuti dal credito a brevissimo termine non funzionano. C'è un circolo che poi crea occasioni di lavoro, risparmio, e noi sappiamo che il risparmio nazionale dei lavoratori va a finire per esempio nei fondi pensione, nelle compagnie assicurative, nelle banche. Quindi il fatto di avere un pezzo di questo ciclo spezzato fa sì che il risparmio dei nostri lavoratori, di origine appunto previdenziale o familiare, non rientra nel creare occasioni di lavoro nelle future generazioni. Quindi mi permetterei di dire che qui c'è anche un'opportunità, se vogliamo, morale di avere una strategia nazionale in questa. Vorrei darvi alcuni numeri a sostegno di quanto affermo. Purtroppo siamo alla ricerca di tante statistiche sul campo assicurativo, fondi comuni. Io ho reperito, e devo dire mi sono anche abbastanza attivato, numeri eloquenti solo per il comparto dei fondi pensione, grazie alla recente, peraltro, relazione della Covip. Ve li porgo come emblema un po' di questa mia tesi. I fondi pensione italiani hanno ripartito i propri investimenti in buona parte verso titoli di Stato, per esempio vedete la freccia in alto, 38 miliardi sono stati investiti in titoli di Stato, di cui poco più della metà sono titoli italiani, poco meno della metà sono titoli di altri paesi. Ovviamente la loro missione è tutelare i loro investitori, quindi i pensionati devono essere tutelati da una diversificazione di portafoglio, da una qualità degli investimenti. Quando andiamo invece alle obbligazioni societarie, i fondi hanno investito in circa 8 miliardi in obbligazioni societarie, di cui solo il 20% italiane. Ma la notizia è che questo 20% riguarda solo grandi aziende. Alla media azienda questo vale zero. Così come vale zero quanto riguarda le azioni. E le azioni, stiamo parlando di 11 miliardi di euro di risparmio nazionale dei nostri lavoratori, che va investito, questi 11 miliardi, per 10,4 miliardi di euro in azioni di aziende straniere, quindi sostenere investimenti e occasioni di lavoro altrove, e solo 600 milioni vengono a sostenere occasioni di lavoro di grandi aziende italiane. Nulla, dico nulla, ora sarà 0, va alle PMI. Quindi la mia suggerimento, che devo dire coglie anche un fermento che è in corso nel mercato, è di spezzare questo circolo di risparmio investimenti che attraverso l'affermazione di un modello nazionale più consono alla struttura, alla struttura delle nostre imprese, e provo a buttare giù dei numeri
con lo spirito di solo di portare l'attenzione, ovviamente non è una ricetta, ma è solo per far capire cosa si può fare, cioè con un percorso graduale, realizzabile con prudenza magari nell'arco di 5 anni, quindi liberando l'1% ogni anno per i prossimi 5 anni della torta complessiva del risparmio nazionale, che ammonta a circa 1.200 miliardi, cioè scusate, il risparmio istituzionale privato, quindi fondi, assicurazioni, fondi pensione, eccetera, a regime avremo uno stock di circa 60 miliardi, che credo che sarebbe senz'altro di grande aiuto alle nostre imprese, se ben allocato, e sarebbe anche, secondo me, di buon ritorno economico per gli investitori, perché se fatto con criteri, diciamo, selettivi e ben distribuiti, fornirebbe una buona diversificazione del patrimonio dei nostri, diciamo, risparmiatori. Per farlo, lo strumento credo più idoneo potrebbero essere dei fondi che si specializzano nelle piccole e medie imprese. Mi risulta che ce ne siano diversi, diciamo, in fase autorizzativa, quindi c'è un'incoraggiante tendenza. Credo che questa tendenza vada assecondata e gli strumenti per far collegare questi investitori specializzati, che dovrebbero porsi, se vedete questa tabella, a metà strada fra i risparmiatori, cioè i fund manager istituzionali e le imprese, perché è necessario, se volete, un adattatore, no? Perché il modello internazionale, diciamo, ha bisogno di un adattatore nazionale, attraverso strumenti finanziari tutti disponibili. Peraltro il decreto crescita, avendo introdotto i mini bond, già ci fornisce un ottimo strumento. Questi fondi, qui ho fatto una lunga elenco di caratteristiche, però vi concentrerei solo sul titolo. Cioè, la sintesi è che questo modo di lavorare è un qualcosa che porta potenzialmente in Italia le migliori pratiche internazionali e non viceversa. Cioè, io credo che noi dobbiamo imparare le cose che ci vengono dalle esperienze virtuose, ma non dobbiamo per forza, diciamo, autoimporcele così come sono. È evidente che il mito della quotazione in borsa va bene magari per aziende di dimensioni medio-grandi, ma ci sono aziende che non avranno mai una diffusione del proprio capitale tale da giustificare i costi della trasparenza, della protezione dell'investitore. Quindi approcciarli solo con il risparmio istituzionale, tenendo fuori invece il risparmio privato individuale, che invece ha giustamente merita una tutela particolare, rompe anche una distanza oggi dettata dai costi. In sintesi, questo canale sostenibile potrebbe portare un nuovo flusso di investimenti a medio e lungo termine per le PA, per le PMI a costo zero per la pubblica amministrazione. 60 miliardi, per darvi un'idea, è quello che si stima il possibile ritiro del credito bancario, cioè il fatto che le normative di Basilea 3 porteranno, anche accompagnate dal circolo vizioso di cui vi parlavo prima del credito bancario, un restringimento degli affidamenti bancari, è quello l'ordine di grandezza. L'avvio di un'industria specialistica nazionale può trasformare una debolezza in una unicità virtuosa, e qui mi preme dirlo perché io qua vedo una grande opportunità, perché se diventiamo bravi a questo, in realtà le piccole e medie aziende italiane sono un qualcosa molto apprezzato internazionalmente. Quindi se noi abbiamo la chiave finanziaria per entrare a fare degli investimenti oculati in questo comparto, abbiamo l'opportunità senz'altro di raccogliere anche capitale estero, non solo capitale del risparmio nazionale, perché dal resto, anche se noi, visto che noi stessi investiamo tanto all'estero, ci sarà anche qualcuno dall'estero che amerà investire nel nostro paese. La chiave però è soltanto quella, diciamo, del ritorno. Il canale, pur indipendente dal risparmio, dal canale bancario, perché naturalmente deve essere indipendente, perché altrimenti c'è un rischio di originare non alta qualità, ma semplicemente deve essere ovviamente una originazione indipendente, sarà, io credo, è già ben accolto dal sistema bancario, che si rende conto di avere un alleato in un canale complementare e non un ostacolo. In pratica, e questa è la mia conclusione che poi appunto vorrei porgervi, ci sono quattro punti, cioè
proponendo un vincolo di portafoglio morale al risparmio nazionale, che si può declinare per ogni categoria di investitori attraverso provvedimenti opportuni, cioè per i fondi pensioni, per le assicurazioni, un vincolo di portafoglio che sia del 2, del 3, del 5, del 6%, stiamo parlando di cifre marginali, attraverso la costituzione di fondi di PMI che devono essere privati in competizione fra loro, devono essere indipendenti dal canale bancario, il quale però rimane naturalmente il protagonista del finanziamento alle PMI, devono garantire un processo di selezione meritocratica delle imprese, cosa che tutto sommato non farebbe neanche male, e imporsi una forte diversificazione, perché così ovviamente raggiungono più imprese possibili e nel contempo garantiscono una buona ripartizione dei rischi da parte degli investitori. Quindi uno strumento, mi sono permesso adesso di per esempio posso fare un riferimento al decreto 703 dell'economia per quanto riguarda i fondi pensione, un'idea potrebbe essere mettere una normativa di vantaggio, non tanto né fiscale né di favore, ma semplicemente di ponderazione dei rischi a favore di quei fondi che abbiano, si impongano una regola di investire al massimo il 3% per ogni singola emittente, quindi vuol dire che devono avere almeno 33 diversi emittenti in cui investire, quindi vogliono fare un'azione molto diversificata. Il risultato di queste azioni porterebbe capitali a medio termine per la crescita e l'occupazione e porterebbe un circolo virtuoso del credit rating, che è l'opposto di quel circolo vizioso di cui parlavo prima, perché mettendo equity e capitale a lungo termine nelle imprese è evidente che il credit rating migliora e le banche possono liberare ulteriore capitale. Questo è un passaggio che mi rendo conto che essere un po' tecnico, però spero che possa essere, diciamo, sintetizzato in questo modo. Cioè un'operazione di questo genere, proprio perché va più a colpire il bisogno a lungo termine, libera all'atto pratico nuova capacità di credito. E se posso dire una cosa più, se vogliamo, di prospettiva per le imprese, è che questa meritocrazia porterebbe le imprese a avere la sensazione di vantaggio che la trasparenza che hanno concesso agli investitori a medio termine è paga. Paga aver pubblicato magari un bilancio o un business plan, perché in cambio si ottengono mezzi a medio termine. Quindi con questo io ho completato la mia relazione e vi ringrazio e sono a disposizione. Grazie. Collega Bargero, poi il collega Pesco e poi via via. Lei propone un vincolo, perché io adesso mi pongo due per questi, per i fondi istituzionali, perché c'è un problema di rischio per l'investitore istituzionale, ma c'è anche un problema di profittabilità, a mio parere. Perché io investitore istituzionale, quindi la platea poi a cui mi rivolgo per raccogliere gli investitori istituzionali, poi si rivolgono ai risparmiatori, alle imprese che investono appunto in questi pacchetti degli investitori istituzionali. Come faccio a garantire la profittabilità però? Cioè che incentivo ho? Raccogliamo. Sì. Sul mercato finanziario. Negli ultimi anni abbiamo registrato un forte aumento del mercato finanziario, tanto che nel 2009 insomma, è successo quello che è successo, insomma, la crisi è iniziata praticamente da lì. Abbiamo rischiato che tutto finisse un po' a gambe all'aria e da allora ci si era ripromessi di fare delle regole ferree per regolare il mercato finanziario, regole che comunque non sono ancora arrivate. Mi interessava sapere dal direttore di una banca come la vostra se non siete anche voi dell'idea che appunto servono degli strumenti importanti per portare liquidità nell'economia reale e se invece azioni come queste in realtà non producano altra finanza e quindi si crei un loop ancora in qualche modo negativo che possa in qualche modo portare a facili speculazioni e quindi maggiore finanza e meno economia reale. Il mio problema è solo quello. Grazie.
Grazie. Collega Gutgeld, poi ho visto le segnalazioni dei colleghi Petrini, Causi, Barbanti. Poi se vi sono altri... Ok, Pisani. Sì, io avevo questa domanda. Lei sta parlando di creare in sostanza un nuovo mercato, perché di fatto questi strumenti oggi non ci sono, è evidente quale sarebbe il vantaggio. Ha parlato di un paio di elementi, chiamiamoli regolatori o normativi, per farli partire. Uno, questo tema dell'obbligo di investire 2-3% o quel che è in questi tipi di strumenti. L'altro, il tema di facilitare da parte dei fondi che investono una valutazione del rischio meno rigida in qualche modo. Volevo chiedere se ci sono altri interventi o di tipo regolatorio o di tipo moral suasion che noi potremmo giocare. Quindi la domanda è cosa che noi possiamo o dobbiamo fare per far partire questo mercato. Grazie. Sì, lei ci ha proposto la stratificazione tra piccole e medie imprese in quelle quattro classi che abbiamo visto, concentrandosi sulle due intermedie. Io credo che un'economia come quella italiana è molto interdipendente ed interconnessa, nel senso che abbiamo visto nel tempo un evolversi, soprattutto in quelle che sono le economie dominanti, quelle basate su distretti, sull'azienda leader e su tante aziende satelliti. Aziende satelliti che anche per Basilea 3, anche per quelle che sono le regole che abbiamo ascoltato, difficilmente riuscirebbero pure a approfittare per una questione di costi dei nuovi strumenti come i mini bond. E allora io chiedo, che ne pensa della forma rete d'impresa e quindi un rapporto anche con le banche, oltre che con questi nuovi strumenti che lei ci propone, basati su un bilancio consolidato e quindi su una valutazione di gruppo di imprese fatta attraverso questo strumento? Collega Causi. Sì, io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, perché è da tanti anni che discutiamo di questi problemi, dottor Crovetto, quindi io condivido tutta la sua relazione, ma appunto per fare l'avvocato del diavolo dobbiamo un po' domandarci perché poi alla fine in Italia questi strumenti non riescono a diffondersi. Certo, ovviamente negli ultimi due anni la crisi, però c'è qualche problema che forse ancora ci sfugge. Non so, può essere un problema di raccolta, per esempio di come questi fondi specializzati dovrebbero fare raccolta. Ci potrebbe essere un problema di concorrenza con le banche, cioè lei è stato molto cauto nel dire che il settore bancario può trovare in questo una complementarietà, ma non potrebbe vederlo come una concorrenza, visto che tolgono lavoro alle banche. E forse c'è un profilo rendimento-rischio che non è chiaro rispetto a strumenti di investimento più tradizionali. E infine, ci può essere un problema di governance delle aziende, perché se io metto i soldi in un'azienda non quotata, perché qui stiamo parlando di non quotate, quali sono i meccanismi di trasparenza, di accountability, di garanzia che ho come investitore? Certamente le quotate stanno dentro un assetto di regolamentazione molto più trasparente per l'investitore che ci mette i soldi. Quindi c'è forse un profilo di intervento normativo, di modifiche normative relative ai meccanismi di governance e di trasparenza che le imprese non quotate dovrebbero offrire per entrare su questi mercati? Grazie. Allora, perfettamente in linea con quanto ha detto poco fa il collega Causi e la collega Bargero, infatti ripercorro la loro linea. E forse qui, indipendentemente poi dallo strumento che ha ben descritto, il problema poi forse è sempre quello della rischiosità dell'investimento, che venga fatta da una banca piuttosto che venga fatto da un sistema del genere attraverso i fondi. Allora, quello che mi sto chiedendo, alla fine forse anche la profittabilità dell'azienda, in questo caso che sia banca o che sia fondo, anche rispetto ai criteri di Basilea, che sono quelli che forse ci bloccano, no? Visto che negli ultimi anni è sembrato più propenso, più facile investire nel mercato finanziario piuttosto che in quello reale.
Da un lato per il malfunzionamento del mercato finanziario, chiamiamolo così, dall'altro forse perché i criteri di Basilea, che sono andati sempre più, diciamo, a essere onerosi per le banche in termini di requisiti di capitale e quant'altro, sono diventati sempre più stringenti. Allora, forse mi chiedo, non è forse il caso di pensare o di cominciare a provare ad avere una visione di Basilea dinamica? Cioè, visto che il mercato finanziario è quello sempre più dinamico, noi abbiamo una componente, diciamo, volatile, che è quella dei mercati finanziari, verso una fissa, che è quella di Basilea 2, che quindi ci ingessa, no? Ingessa le banche e le zavorra. Da questo lato forse bisognerebbe rivedere Basilea in ottica un po' più dinamica, con i vari criteri e requisiti di capitale. E, altra cosa, leggo al terzo punto la frase bellissima: processo di selezione meritocratica e sistematica delle imprese. Molte volte però, complice anche poi ovviamente sempre i criteri di Basilea, troviamo delle banche che erogano credito esclusivamente con il semaforino che si accende sul computer, magari a centinaia di chilometri di distanza, e quindi si è perso un po' il rapporto che c'è tra la banca, nell'ottica anche di consulenza verso le imprese, no? E la conoscenza dell'impresa in loco. E ovviamente poi i criteri di erogazione del credito, soprattutto per quanto riguarda quel diciamo, rettangolo che qui abbiamo, che in parte è assente e che in parte abbiamo un po' non considerato durante la presentazione, che sono le imprese da 2 a 5, perdonatemi, non ho sotto mano la slide, che sono, eccolo, da 2 a 10 milioni di euro, ma soprattutto quelle che sono sotto i 2 milioni di euro e che molte volte fanno un po' diciamo, saltare i requisiti di Basilea, perché per le banche che hanno i criteri più avanzati, quelle, sappiamo bene che quelle imprese difficilmente sono soggette al rating. Grazie. Ultimi due colleghi, collega Pisano, collega Pagano e poi le risposte del nostro ospite. Ma le osservazioni fatte sono già moltissime. Io volevo capire soltanto ancora un paio di ipotesi che faceva riguardo al vincolo che questi fondi dovrebbero avere. Ovviamente parliamo della possibilità che questi investano esclusivamente in PMI italiane e quindi questo è un primo passaggio, perché chiaramente se potessero investire anche all'estero avremmo raggiunto lo stesso problema che abbiamo oggi, cioè che investirebbero all'estero. Ha un'idea di quale sia il panorama europeo su questo tipo di fondi, in modo da farci anche diciamo un confronto internazionale su se questi strumenti sono adottati anche all'estero? Grazie. Grazie Presidente. Dottor Crovetto, io la ringrazio. Noi, diceva giustamente Marco Causi, è da tempo che siamo su questa linea a discutere e io vado oltre rispetto alle domande dei colleghi, perché a me convince molto questo percorso. Però da un lato mi convince, dall'altro però sono legittime le osservazioni, per cui la mia domanda non è sulla ulteriore spiegazione, perché ripeto, mi sono convinto. Forse noi oggi abbiamo l'esigenza di avere un testo che arrivi da chi sta facendo queste proposte, cioè da un mondo che evidentemente vuole intercettare tutta questa quantità di capitali che viene dai fondi pensione, dalle assicurazioni, dai fondi comuni, perché forse c'è l'esigenza di testarlo da un punto di vista giuridico, tecnico-giuridico, perché da un punto di vista dei flussi finanziari, da un punto di vista della redditività, da un punto di vista del rilancio, io sono convintissimo che il percorso è assolutamente vincente. Forse la difficoltà sta nell'immaginarla da un punto di vista tecnico-giuridico. Seconda domanda, velocissima. Ma è possibile intercettare anche i finanziamenti privati, magari con una garanzia che viene da un ente superiore, quale potrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti? Cioè, noi abbiamo immaginato i fondi, che sono quantità enormi di denaro, lei stesso parla di 60 miliardi di euro in 5 anni, sono una cifra irrisoria. Però c'è la quantità dei risparmi privati, anche qui abbiamo il dovere di immaginare qualcosa. Il vostro istituto ha pensato, hai sviluppato delle strategie o delle proposte di idee da sottoporre a questa commissione? Voci, le chiediamo di rispondere agli stimoli. Spero di non perdere nessun pezzo. Allora, sulla prima questione, sul vincolo e sulla redditività,
La risposta è che la garanzia della frammentazione offre, da un punto di vista diciamo, di fotografia, la possibilità di avere un rendimento. E un esempio sono i portafogli crediti a medio termine delle banche. Quindi i portafogli ben diversificati di crediti a medio termine delle banche rendono, e se un gestore di fondi usasse quel tipo di tecnologia in maniera indipendente dalla banca, porterebbe a casa un rendimento. La domanda però che io farei anche al pensionato, il cui patrimonio è investito tutto all'estero, e io gli chiederei: vuoi mezzo centesimo in più di rendimento o vuoi che tuo figlio trovi anche un lavoro? Perché qui c'è un problema di sostenibilità. Cioè noi guardiamo al rendimento come una fotografia, ma questo è un film. Cioè, il sistema del risparmio deve funzionare per i prossimi 100 anni, 1000 anni. Se noi non investiamo nelle occasioni di lavoro di chi dovrà pagarci la pensione, credo che il sistema vada in deficit strutturale. Quindi io ritengo che da un punto di vista di politica, se vogliamo, economica, che è una politica che è veramente trasversale fra quella industriale e quella del lavoro, questa cosa vada sinceramente presa in considerazione, perché questo è un ciclo. E le dico una cosa che forse qualche altro collega ha toccato in questo. L'allarme di questo non è solo quel segmento che manca, ma se qualcuno ha la pazienza di andarsi a vedere la relazione Covip, vede che la crisi ha portato molti lavoratori ad abbandonare i piani di accumulo previdenziale. Cioè il passaggio fra il risparmio, in questo momento molti lavoratori abbandonano, e quindi si sta cominciando a lacerare questo ciclo, per cui quei 1200 miliardi che stanno lassù, non solo dobbiamo gestirli con un buon rendimento, quello è sicuro, ma dobbiamo far sì che i soldi poi ci torni indietro. Quindi è un ciclo che va alimentato. Non so se ho risposto adeguatamente. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Pesco, il mercato finanziario loop negativo, io la vedo un po'. Io credo che i provvedimenti presi negli ultimi anni, ad esempio gli standard di Basilea, tanti standard sui mercati finanziari, tanti provvedimenti presi in Italia, hanno avuto senz'altro un impatto sul sistema bancario, che deve rispettare delle regole sul capitale, ma anche rispettare delle regole sulla liquidità. Quindi 100 raccolgo di depositi, 100 posso dare come finanziamenti. Questa è un po' la regola. Voi sapete che nel passato e anche nel presente veniamo invece da delle regole che non erano così nitide, cioè uno raccoglie 100 ma presta 500 perché magari fa la leva. Quindi il fatto che il sistema si stia un po' sgonfiando dell'effetto finanziario porta in questo momento una situazione di ammanco di capacità di credito. Quindi, se posso permettermi, questo è proprio il contrario. Cioè questo che sto dicendo io è una reazione a un loop finanziario che abbiamo in qualche modo interrotto con dei provvedimenti anche abbastanza forti e che portano il sistema bancario a livello mondiale a diciamo calmarsi un attimo nei rischi, e quindi occorre mobilitare altre forze finanziarie che però non hanno un loop. Io chiamerei questi investimenti industriali, perché non stiamo facendo investimenti fantasiosi. Qui stiamo comprando un capannone di un'azienda, stiamo comprando un macchinario, cioè io credo che chi alloca questo capitale ha di fronte a sé, e qui rispondo anche al discorso dei numeri e dei semafori, parliamo di un business plan, non parliamo solo, cioè diamo anche per scontato che chi alloca questo capitale è un analista in gamba, cioè non è un automa, quindi io darei anche alla competizione lo spazio di mostrare chi è capace a fare questo mestiere. Per quanto riguarda regulation e moral suasion, allora io qui andrei per ordine. Io mi sono permesso di concentrarmi sulle medie imprese, perché ho detto che le piccole imprese hanno bisogno di un altro tipo di intervento, perché la frammentazione impone una tecnologia distributiva diversa. Da che mondo è mondo, distribuire una cosa al dettaglio è un mestiere, cioè è un altro mestiere rispetto che portarla all'ingrosso. Qui dentro ci sono quattro grandi attori, che sono, quindi diciamo che il percorso di eventuale evoluzione normativa dovrebbe agire su quattro canali, cioè io andrei proprio per pratico, fondi pensione, assicurazioni, fondi comuni investimento e casse di previdenza. Lì dentro ci sono 1200 miliardi. Le misure chiaramente devono essere calibrate perché la regolazione di questi soggetti, però la macro visione è di dire pigliamo il 5% da tutti questi qui, poi se uno sarà il 4, l'altro il 5 non lo so, però il punto è che credo che vada combinato un
un qualcosa di efficace che non credo, però questa è la mia affermazione, possa essere troppo, tra virgolette, pro Italia. Perché mi rendo conto che noi vogliamo i soldi in aziende italiane, ma non credo che da un punto di vista normativo si possa dire metti i soldi in Italia, perché probabilmente, seppure mi risulta che per esempio nel comparto assicurativo francese ci sia un provvedimento di questa natura, quindi diciamo nei vari comparti si possono usare leve più o meno efficaci. Nelle assicurazioni secondo me c'è più spazio, nei fondi comuni, nei fondi pensione c'è un sacco di spazio, perché oggi si sta sbloccando un 20% che oggi non era stato allocato nei fondi chiusi, quindi lì c'è una capacità non solo per le aziende ma anche per le infrastrutture ad esempio, quindi diciamo c'è una capacità di slancio economico rilevante. Sui fondi comuni ci sono stati molti interventi, ieri ho letto un articolo del professor Beltratti su questo tema, sulle PMI, dove addirittura si paventava quello di un fondo per i piccoli risparmiatori, quindi questo volevo rispondere anche all'ultimo intervento su dire tiriamo dentro anche il risparmio dei piccoli. Qui la mia personale visione è che ce n'è abbastanza qui, cioè coinvolgere il piccolo risparmiatore è un esercizio molto complicato, molto delicato. Io lo terrei in una fase 2, perché se ci avventuriamo lì i livelli di sensibilità delle autorità, giustamente perché si tratta di persone meritevoli di maggiore attenzione, alzano molto la complessità. Andare sul risparmio istituzionale è molto più diretto e ce n'è, diciamo, i mezzi ci sono, 1200 miliardi, ce ne avessimo pochi, uno... Il discorso della stratificazione di cui si parlava delle PMI e dei distretti delle reti di impresa ritengo che siano delle opportunità per rendere più efficiente lato banche, cioè il modo con cui le banche prestano i soldi alle filiere può essere ottimizzato. Si tratta di provvedimenti che io non ho coperto con la mia relazione, che senz'altro so che ci sono degli esempi pilota, dei... Allora, io li vedo di due tipi. Uno statico, cioè i famosi bond di distretto, i plafond, che ritengo che siano degli episodi una tantum che non risolvono, a mio avviso, strutturalmente il problema, sono dei tamponi. Cioè uno fa un'infornata di posizioni creditizie di tante aziende di un distretto, li impacchetta, li cartolarizza, però ha risolto oggi, non ha risolto il domani. Quello che lì potrebbe intervenire è un discorso di trasparenza della filiera, perché in una filiera c'è un milione di fatturato che passa attraverso 6 aziende e le banche affidano quel milione 6 volte. Quindi non so se mi spiego, ci sono 6 pratiche di fido, 6 milioni affidati, se ci fosse maggiore trasparenza nella filiera probabilmente le banche potrebbero essere molto più efficienti. Quindi questo però onestamente è qualcosa che non ho coperto e sono a disposizione se voleste approfondirlo. Basilea dinamica, scusi, ho soltato una domanda, c'era la domanda di Causi su perché non si diffondono. La mia sensazione, io dove lavoro io sono tutti colleghi sia nel risparmio gestito, sia nelle banche che si sono formati sui manuali anglosassoni. Cioè i manuali di capital markets con tutta la loro articolazione presuppongono un mondo che non è quello italiano. Quindi noi abbiamo studiato un modo di lavorare che all'80% va bene per la Fiat, per la Finmeccanica, ma quando uno va nella media impresa italiana quel tipo di approccio non funziona. Quindi secondo me dovremmo avere l'ambizione nazionale di aggiungere un capitolo a questi manuali che dice come si fa in un paese dove c'è metà del PIL o tre quarti del PIL nella media e piccola impresa. E se siamo in grado di farlo, cosa che secondo me è fattibile, abbiamo un vantaggio strutturale. Il fatto che non si sia fatto non lo so, la gelosia del settore bancario secondo me è finita, perché il fatto di oggi le banche hanno sicuramente trovano in questo tipo di canale un alleato, se un tempo ci poteva essere un po' di antagonismo, oggi non c'è, semplicemente per il fatto che c'è un po' più di contenimento del credito, quindi c'è un po' più di difficoltà. Quello che le diceva, perché distribuirlo perché non so, funziona con le grandi imprese e con le piccole no, perché quello che dicevo prima, distribuire al dettaglio costa di più. Questo carico qui, risparmio, è come distribuire un carico molto fragile, in cui lei ha bisogno di avere tante cose che costano, e distribuirlo porta a porta costa un sacco di soldi e non ce la si fa. Sul vincolo di cui si parlava, dei semafori, dell'allocazione,
Capisco le regole ci impongono dei semafori, secondo me ce n'è un po' per tutti, c'è chi ha voluto sempre forzarli questi semafori, si diverte a forzarli, secondo me i semafori sono una buona cosa, c'è però, guardi, l'assicuro, anche in Basilea 2 c'è una componente qualitativa importante, bisogna saperla istruire. E alle volte c'è qualcuno che vuole sempre creare il caso dell'incidente perché il semaforo sembra che sia... Cioè, secondo me, se posso permettermi, Basilea 2 non è stata scritta da persone stupide, perché c'è una componente qualitativa importante che si può adattare alla valore dell'imprenditore, alla conoscenza, alla reputazione, che solo chi sta sul territorio di fronte all'imprenditore può certificare. Quindi, secondo me, se posso dirle, l'atterraggio di Basilea 2 è stato un po' rigido perché ci sono state forse alcune interpretazioni molto, molto forti, però l'impianto credo che sia una cosa che più o meno dobbiamo scirofarci. Io non ho contemplato la modifica di Basilea 2 o Basilea 3 perché mi sembra un po' ambiziosa, cioè la vedo poco realizzabile nell'immediato. Ecco. Senz'altro è come tutte le cose si può ottimizzare, però non la vedo come un effetto pratico immediato. Il vincolo sull'italiano, credo che quando andremo a modulare possibili interventi in capo ai singoli attori, sarebbe auspicabile avere, ovviamente, mettere la bandierina italiana, non so se sarà possibile. Ci sono fondi in Europa? Direi di sì, ci sono programmi analoghi, anche non in Europa, in Canada, negli Stati Uniti, con diversi effetti, che hanno lì anche un contributo in qualche modo di origine pubblica, sia di natura fiscale, di incoraggiamento, sia di natura proprio di vincolo di portafoglio. Qui posso fornirvi, se può essere utile, una panoramica di casi, però ecco, io forse, senz'altro vanno studiati, però troverei che qui è una via unica che dobbiamo costruire per il nostro paese, perché non c'è, credo, un paese che ha così tanta economia così frammentata nella media impresa, quindi diciamo che la via che dobbiamo trovare noi ce la dobbiamo cercare noi, secondo me. Ovviamente un po' di analisi del mercato va fatta. Quello che ho risposto forse all'ultimo intervento dell'onorevole Pagano sul è possibile intercettare il finanziamento privato, è possibile ma lo farei dopo. Prego, scusi. Scusi Presidente, sono in rituale, però voglio dire, noi abbiamo l'esigenza, almeno questo è il mio problema oggi, di vedere se tutto questo da un punto di vista proprio della norma cammini. Sì. Lei parlava di una letteratura che deve essere costruita perché il nostro sistema è fatto di PMI e di conseguenza non possiamo prendere le esperienze anglosassoni. Bene, ma ora per scriverla ci vogliono delle bozze di proposte, di testi di legge. Giusto, la letteratura scientifica, cioè, non parlavo della normativa, parlavo della letteratura scientifica che ha fornito i nostri investitori, cioè quelli del canale, quelli che fanno i gestori dei fondi pensione, i gestori assicurativi, è quella. In Italia però abbiamo del know-how di gestione di portafoglio di PMI presso le banche. Se io dovessi lanciare un fondo di PMI domani mattina, dove assumerei i gestori, andrei a prendere uno che fa monitoraggio crediti di medio termine in un istituto bancario e lo assumerei, perché ha già vissuto sulla sua pelle cosa vuol dire avere un portafoglio di 100 finanziamenti a medio termine con diverse aziende e come modulare il rischio. Quindi il know-how in Italia c'è. Va trasferito magari da un comparto all'altro, però è una cosa culturale che alle volte è viziata anche dai mandati, dagli statuti. Cioè, se lei va a vedere gli statuti dei fondi pensione, sembrano scritti per portare i soldi fuori dall'Italia e non portarli qui. Quindi secondo me lì ci sono dei passaggi. So che l'autorità, la Covip, si è sensibilizzata sull'argomento, quindi ritengo che andando a scendere, credo che questa commissione potrebbe considerarlo, nella normativa di dettaglio dei singoli comparti, fondi pensione, fondi comuni, fare un'attività di definizione di percorsi. Rimane, secondo me, altamente efficace, una volta definito questo contesto, una cosiddetta moral suasion di intervenire sulle... Basterebbe intervenire sui principali gruppi assicurativi, sui principali gruppi bancari attraverso l'autorità per incoraggiare una maggiore sensibilità a questo tipo di... Perché qui bisogna fare delle scelte organizzative, bisogna aprire un ufficio con quattro persone che facciano
questo tipo di mestiere, e qui forse la moral suasion da certi punti di vista è anche più efficace della evoluzione normativa. La ringrazio molto davvero per queste piste di riflessione, e ho la sensazione che il dialogo proseguirà e che ne terremo largamente conto. Grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie.
Colleghi, possiamo riprendere i nostri lavori. Proseguiamo la nostra indagine conoscitiva. Abbiamo il piacere di avere con noi il direttore generale di Unicredit, il dottor Nicastro, accompagnato dal dottor Scognamiglio, dal dottor Sadun, dal dottor Vichi e dalla dottoressa Chiarelli. Abbiamo davvero il piacere di avere con noi un soggetto di vertice del sistema bancario italiano. Anche a lui chiediamo una foto e dire poco, ma anche dei binari di iniziativa, delle possibili proposte, delle leve attraverso le quali muovere qualcosa. La prego. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti della Camera, grazie molto per questo invito, è un grande piacere e molto riconoscente per avere la possibilità di dare un quadro, una fotografia di quanto stiamo vedendo dal punto di vista del credito in Italia e anche magari cercare di formulare qualche spunto propositivo proprio per, diciamo, andare oltre ciò che è la diagnosi di ciò che vediamo. E se possibile proverei per una ventina di minuti a darvi questa fotografia, dando poi, diciamo, ovviamente totale disponibilità per approfondire tutte le tematiche che fossero di vostro interesse. Credo abbiate documento a portata di mano e partirei dicendo che è evidente, lo sappiamo tutti, la crisi sta dimostrando molto più profonda e duratura del previsto. Quello che è un elemento importante da valutare in questo momento è che se guardiamo la crisi da lente complessiva dell'economia mondiale, oggi la crisi è focalizzata in Europa occidentale. Quindi quello che vediamo in Italia è un qualcosa di non completamente dissimile da quanto succede nel resto dell'Europa occidentale, ma è molto diverso da quanto sta succedendo fuori Europa occidentale, dove invece per varie ragioni la ripresa o è continuata o, come in Giappone, è stata avviata sulla base di provvedimenti di natura economica, fiscale e monetaria straordinari, o come negli Stati Uniti c'è proprio, come dire, una ripresa importante e positiva. Quando andiamo a vedere il tema del credito, che è il tema di oggi, si vede? Si vede chiaramente che i volumi sono in calo in Italia, e tuttavia occorre capire bene come, dove e perché, e cercherò durante questa riflessione di leggere da una parte, oltre quelle che sono le classiche letture del cavallo non beve, piuttosto che le banche sono molto selettive, per provare a vedere quello che è un po' il quadro d'insieme, anche portando non solo la fotografia italiana, ma anche di ciò che vediamo oggi, in particolare in Europa occidentale. Da questo punto di vista, è molto molto in sintesi, è evidente che la profondità della crisi richiede uno sforzo assolutamente nuovo, assolutamente unico, dove anche il far ripartire il credito non è qualcosa che è solamente in mano alle banche, solamente in mano alle imprese o solamente in mano a governo e istituzioni. Richiede, come mai prima, crediamo, lavoro veramente, veramente di squadra, e dove anche l'Unione Europea stessa deve svolgere un ruolo importante. In questa prospettiva andrò a toccare in particolare un tema, lo anticipo ma lo riprendo poi dopo, che è lo spunto di ragionare sull'introduzione di un maxi programma di garanzie parziali pubbliche sul nuovo credito, che forse può essere oggi un elemento, un'arma in più per rompere quelle che sono oggi aspettative di stagnazione, quello che è un clima di sfiducia collettiva, che è alla base di buona parte anche dei problemi del credito. Salterei le prime due pagine che danno un dettaglio di cosa è la crisi per passare direttamente alla problematica del credito, e quindi sono all'inizio di pagina 4. Dal punto di vista creditizio oggi noi vediamo sostanzialmente due grandi fasce. Una fascia prima, che è quella della domanda di credito sana, diciamo così, quella che arriva da imprese con i conti in ordine, che può essere legata a nuovi investimenti, a fatturati, circolante, via discorrendo. Bene, la domanda di credito sana oggi è assolutamente stagnante e moderata in tutta l'Europa occidentale. Giusto per dare dei numeri, persino in Germania oggi, come loro sanno, il costo del credito è bassissimo. La Germania è piena di liquidità, le banche stanno bene, le imprese stanno bene, sono 2 anni e mezzo che il credito non aumenta.
è cresciuto del 2% da fine 2010 a metà 2012 e addirittura in calo del 2% negli ultimi mesi. Questo che cosa ci dice? Beh, è molto semplice, ci dice che di fatto oggi esiste su questa fascia di imprese, e lo stesso quadro lo possiamo vedere per la fascia di imprese che stanno bene in Italia, un problema che non è di disponibilità di credito ma un problema di aspettative. Sostanzialmente c'è sfiducia nel futuro e non c'è in questo momento voglia immediata di investire, possibilità di fare nuovi fatturati e via discorrendo. Quindi oggi si vede proprio che Germania, Francia, Olanda, Regno Unito, Italia, sulla fascia di imprese che stanno bene, non c'è appunto domanda di credito. Ove questa domanda ripartisse oggi, troverebbe quasi dappertutto buona accoglienza e sul mercato dei capitali e da parte delle banche, forse con l'eccezione in Italia del credito a lungo termine, su cui la liquidità ancora non è quella che avevamo nel periodo pre-crisi. Come si fa a intervenire su questa fascia? Si tratta di un fronte sul quale, come dicevo prima, ciò che può aiutare sono soprattutto interventi di tipo istituzionale pubblico. Innanzitutto un tema su cui siete impegnati da molto tempo, ovviamente quello dello sbloccare i famosi crediti alla pubblica amministrazione. Stiamo parlando, come sappiamo, di decine di miliardi di euro di nuova liquidità che possono andare a ripristinare ossigeno, liquidità complessiva nel Paese e anche a ripristinare una domanda che è molto importante per questa fascia di imprese. Da questo punto di vista il nostro capo economista stima in circa 1% l'effetto di incremento del PIL accumulato sui prossimi 24 mesi derivante proprio dall'accelerazione del pagamento del debito pubblica amministrazione. Secondo, e non mi ci soffermo, ci sono i noti temi sulle problematiche strutturali dell'economia italiana che sono spesso discussi e certamente segnali da questo punto di vista possono aiutare moltissimo. C'è un tema di politiche industriali, nella nota, ma non lo tocco adesso, segnaliamo il punto d'attenzione all'importanza del turismo, settore che forse più di tutti, secondo noi, ha bisogno di politiche industriali, perché è il settore che più di tutti vede elementi chiave in mano al pubblico. Se parliamo di risorse ambientali monumentali, se parliamo di infrastrutture, se parliamo di promozione internazionale, sono cose che il privato da solo non può fare, quindi quel settore ha bisogno di politiche industriali. Quarto, e entro nel punto di oggi nostro, opportunità per il pubblico di intervenire attraverso condivisione del rischio di credito, del rischio di impresa, attraverso un uso molto maggiore rispetto ad oggi di garanzie parziali. Seconda fascia di credito è invece la fascia di quelle imprese che oggi stanno vivendo situazioni temporanee o non temporanee di difficoltà e di crisi, crisi che può essere di liquidità, crisi che può essere di fatturato, crisi che può essere di mercato. Si tratta nel nostro Paese spesso purtroppo di aziende che hanno già un punto di partenza elevato dal punto di vista di indebitamento, e si tratta evidentemente in questo caso di un problema che non è tanto di domanda ma è un problema più di offerta. Nel senso che rispetto alla domanda di credito che arriva da queste imprese, che raramente è domanda di investimento, qua stiamo parlando soprattutto di proroghe, di consolidamento, di ristrutturazione, in questi casi la banca effettivamente è chiamata a selezionare il credito, a capire quando è il caso di ritenere che l'impresa sta passando una difficoltà temporanea e quindi prova a dare liquidità, o quando invece siamo in situazioni in cui le possibilità di recupero sono molto basse e quindi erogare credito in questo caso non sarebbe la cosa giusta. Da questo punto di vista è importante anche evidenziare che in queste situazioni di potenziale precrisi il quadro normativo è particolarmente complesso. La disciplina, ad esempio, del cosiddetto abuso del credito, disciplina che rende particolarmente complicata la decisione se dare o meno nuova finanza in una certa fase e che molto spesso richiede di avere un piano industriale asseverato proprio per garantire le scelte fatte, tende a condizionare molto i tempi e le stesse decisioni di rinnovo creditizio. Quello che non posso mancare di rilevare è che dal punto di vista del rischio di credito
La situazione che stiamo vivendo in questi mesi è nettamente la peggiore dal dopoguerra ad oggi. Voglio dare un paio di numeri. Le incagli e sofferenze sono passati da circa 80 miliardi a fine 2008 a quasi 220 a fine 2012 e purtroppo stanno continuando a crescere. Stiamo parlando di 140 miliardi di nuovi crediti incagliati o problematici nel giro di 4-5 anni. Stiamo parlando complessivamente di numeri che sono percentuali del PIL e che forse è ancora più rilevante, percentuali importanti della ricchezza finanziaria degli italiani, perché quando si parla di credito e di banche, una cosa che i media per esempio spesso dimenticano è che dietro questo credito ci sono i risparmi degli italiani. Ogni 100 euro che, o 1000 euro che una banca dà a un'impresa, 80% sono risparmi degli italiani. Un altro 10% è capitale proprio, un altro 10% in questa fase è stato il famoso intervento della BCE che ha sostanzialmente sostituito fondi che prima erano disponibili dal mercato internazionale. In questo momento, nella fotografia dei paesi OCSE, il costo del rischio sul credito alle imprese in Italia è in assoluto uno dei più rischiosi, è circa il triplo di quello che vediamo per esempio in Germania. E quello che è stato un po' sorprendente è che soprattutto il credito alle PMI si è rivelato non solo, e questo non era una sorpresa, più rischioso del credito alle grandi imprese, ma si è rivelato anche più rischioso del credito alle famiglie. Noi stimiamo in circa 40 miliardi di euro la perdita complessiva, il costo della crisi, diciamo, che le banche hanno sostenuto nei confronti delle PMI in questi 6 anni. Cosa può aiutare? Una prima riflessione importante è che quando si è parlato di crisi del credito o credit crunch, nel recente passato si è spesso fatto riferimento a problemi di liquidità o di capitale delle banche. In questo preciso momento storico, parliamo di luglio 2013, i problemi di liquidità, i problemi di capitale delle banche italiane appaiono limitati, appaiono auspicabilmente superati. Quello che rimane forte è il problema del rischio di credito, rischio che dipende ovviamente dalla congiuntura, ma dipende da un altro elemento importante che esiste da parecchio tempo, ma che fino alla congiuntura non aveva palesato i suoi effetti problematici, ovvero il tema della bassa capitalizzazione delle imprese o del livello di leva finanziaria. Tema che da un certo punto di vista è paradossale, perché il nostro, lo sappiamo, è un paese di famiglie ricche. Famiglie italiane sono tra le più ricche d'Europa. Ma il paradosso ulteriore è che in una situazione in cui il credito sta scendendo, la leva finanziaria sta aumentando, perché il capitale proprio sta scendendo di più rispetto all'indebitamento delle imprese. Quindi oggi abbiamo dei livelli di leva in Italia che sono molto più significativi di quello che noi per esempio vediamo in Germania, in Austria, in Polonia, vi discorrendo. Unicredit in Germania è la seconda banca delle PMI tedesche. Ecco, mentre in Germania raramente la leva finanziaria supera 1-1, ci sono dei casi, ma la media è chiaramente sotto l'1-1, in Italia invece la media è tipicamente superiore. Come media siamo molto più 1,5, ma anche 2, 3, sono casi molto frequenti. È evidente che il combinato disposto di una congiuntura difficile e di una leva elevata ha reso l'attività creditizia sulle PMI portare con sé un rischio mai visto prima. Come ne possiamo uscire? Se c'è un problema di leva è evidente che questa leva in qualche modo va indirizzata e il contesto attuale è un contesto nel quale è difficile aiutare le imprese aumentando debito su debito. Occorre trovare il modo anche in questa situazione di riuscire a risolvere quantomeno senza peggioramenti il livello di leva finanziaria. Qui ovviamente la prima soluzione è chiaramente una disponibilità dell'imprenditore a mettere soldi nell'impresa
importante non solo da un punto di vista di finanza, ma importante anche da un punto di vista segnaletico. Per una banca che deve mettere ulteriori soldi in impresa è fondamentale capire, scusate, fuori di metafora, se l'imprenditore è il primo a crederci. Quindi anche pochi soldi, ma che mostrano che l'imprenditore ci crede effettivamente, sono assolutamente fondamentali. Secondo fronte che può avere un ruolo importante e su cui si sta lavorando in diversi, a diversi tavoli, è quello di costituire dei fondi di capitali di rischio privato che possano intervenire in situazioni complesse. È una soluzione che assolutamente va incoraggiata, molto importante, va anche tuttavia detto che difficilmente questa da sola può risolvere il problema nella sua interezza, perché un intervento di un fornitore di capitale di rischio esterno in una situazione difficile ovviamente è molto più complicato rispetto ad altri interventi. Il terzo filone che secondo noi può dare una grandissima mano è invece quello del ricorso ad un maxi programma di garanzie parziali, ovvero garanzie di natura pubblica, ma garanzie parziali nel senso di immaginare in ciascun singolo caso una condivisione del rischio complessivo, mai una assunzione piena del rischio, perché è molto molto importante che questo intervento di garanzia parziale vada ad attenuare, a mitigare il rischio, ma mantenga un forte peso, una forte importanza del rischio nelle decisioni degli attori economici. Allora, il sistema delle garanzie pubbliche è un qualcosa che in giro per il mondo è molto utilizzato. Diversi paesi lo utilizzano in maniera massiccia. Pensiamo a quella che fu la creazione negli Stati Uniti delle famose Fannie Mae e Freddie Mac, che per tutta una fase storica, finché furono pubbliche, svolsero un ruolo prezioso e importante, poi il problema li nacque dopo la privatizzazione. Ma pensiamo anche all'uso che se ne fa in paesi come la Germania, la Francia, l'uso che ne fanno le istituzioni sovranazionali, la BEI, la BERS, la Banca Mondiale e via discorrendo. Sono le garanzie parziali pubbliche, ha diciamo, il vantaggio molto significativo di avere una leva molto positiva. Oggi come oggi, per esempio, il Fondo Centrale di Garanzia, che voi conoscete perché è già oggetto di interventi parziali, quello che secondo noi si potrebbero fare sono interventi molto più massicci. Beh, quel fondo ha tipicamente un rapporto di 1 a 18 tra quanto costa lo stanziamento del fondo da parte dello Stato e la quantità di credito che viene erogato. Quindi sostanzialmente per ogni euro messo nel fondo in media si vedono 18 euro di nuovo credito, quindi molto potente dal punto di vista della leva che può ingenerare. E qui veramente, provando a ragionare sulla crisi di oggi, no? Che è una crisi di fiducia in quanto tale, ha grandissime similitudini con la crisi della Grande Depressione, no? degli anni 30, dove appunto la parola depressione si usa in ottica economica, ma è anzitutto un problema psicologico in qualche modo, le due cose non a caso sono associate. Quello che si può vedere è che da quella crisi se ne uscì con massicci interventi pubblici, che allora furono fatti soprattutto in forma di interventi infrastrutturali. No? Il New Deal di Roosevelt, ma dappertutto abbiamo visto realizzarsi iniziative di questa natura. Il punto è che il mondo di oggi è un mondo che per molte ragioni manca delle risorse per fare un qualcosa di simile. E allora possiamo interrogarci su che cosa può fare il settore pubblico oggi. E una possibile risposta è quella di fare leva su risorse pubbliche per mitigare, ripeto sempre mitigare, non annullare, il livello di rischio delle nuove iniziative. Quindi secondo noi è pensabile uno stanziamento, appunto parliamo di maxi programma, di qualcosa come 50 o 70 miliardi di nuove garanzie parziali nel prossimo triennio, che possono appunto avere come oggetto di destinazione molteplici settori. Pensiamo che un programma di questa natura, senza precedenti come dimensione, ben comunicato, avrebbe di per sé in una certa fase, no, l'effetto molto forte di dire che lo Stato, dietro chi vuole investire, chi vuole fare cose, chi vuole crescere, c'è in maniera importante. Dicevo prima, fondamentale il principio della condivisione e mitigazione del rischio, non dell'annullamento, perché è ovvio che queste garanzie poi avranno un costo e quindi vanno concepite, costruite, strutturate in modo che siano utilizzate in maniera intelligente, in maniera da non sprecare risorse pubbliche.
Importante rilevare che proprio per l'effetto leva che citavo prima, queste garanzie hanno un impatto relativamente limitato sul deficit pubblico. Varare oggi 50-70 miliardi di garanzia, da programmare in 3 anni, perché da quando l'annunci è già un impatto positivo con l'annuncio, a quando effettivamente queste poi vengono allocate al fondo e successivamente scusse, questo ha tempi lunghi che può consentire una prima stima, poi conti precisi vanno fatti, che il costo di massimo, e dopo spiego perché massimo, di stanziamento al fondo si può stimare attorno al 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro l'anno, per generare invece volumi di questa natura. Dicevo massimo perché in realtà la modalità con cui questi fondi vengano contabilizzati da parte di Eurostat rispetto ai vari paesi non è chiara e potrebbe essere oggetto o elemento di discussione con Bruxelles in una fase in cui molto chiaramente in tutti i paesi si sta cercando di fare manovre pro crescita e si sta disperatamente cercando di trovare degli spazi. In questo caso il 1,5 miliardi, 2 miliardi ipotizzano un'immediata contabilizzazione del costo atteso dello stanziamento, mentre si potrebbe forse immaginare a forme di ulteriore, di maggior rapporto tra il momento di escussione e il momento di spesatura. Un altro aspetto importante che vorrei segnalare, che ci arriva da una ricerca fatta proprio per oggi dai nostri economisti, è che l'Italia, che chiaramente ha purtroppo il record di debito pubblico esplicito, no, in realtà si trova in una posizione molto migliore quando andiamo a vedere il cosiddetto debito pubblico implicito, cioè le cosiddette contingent liabilities, le passività potenziali future. Abbiamo identificato studi tedeschi, studi del Fondo Monetario, dell'Unione Europea, che mostrano che la sommatoria del debito pubblico esplicito e quello implicito invertono le classifiche dal punto di vista del posizionamento dell'Italia. In particolare un paio di numeri. Mentre in Italia, sommando debito esplicito e debito implicito, arriviamo al 146% del PIL, in Germania, la virtuosissima Germania, il numero da 193%. Cosa c'è dietro questo? Ci sono, per esempio, la contabilizzazione di futuri oneri pensionistici, su cui l'Italia anche recentemente abbiamo... Com'è? Chiedo scusa, sì, pagina 8, c'è anche una tabella proprio che mostra, scusate, in inglese... ma mostra proprio, diciamo, il totale di debito implicito ed esplicito. Allora, il fatto che l'Italia sia posizionata bene dal punto di vista quindi di previsione di oneri e debiti e impegni futuri ci dice che probabilmente dello spazio esiste. Appunto, il nostro chief economist ritiene che una manovra anche di questo tipo potrebbe essere compatibile rispetto al mercato e rispetto alle attese che ci sono nei confronti del nostro Paese. In realtà i 50-70 miliardi che dicevo prima andrebbero ad aumentare di circa 3-5% il debito implicito e quindi non cambierebbero una fotografia in cui in questa sommatoria l'Italia oggi esce come paese virtuoso in classifica. Non è quasi un paradosso rispetto a come siamo abituati a vedere i numeri. Allora, 50-70 miliardi... possiamo usarli o non possiamo usarli? Ammesso per non concesso per un attimo di poterli utilizzare, la domanda è dove? E qui effettivamente, diciamo, ci si può sbizzarrire, abbiamo provato a immaginare dei fronti in cui l'utilizzo di garanzie parziali possa avere un uso elevato e produttivo. Ovviamente possiamo pensare, come dire, a ulteriormente incrementare le garanzie rispetto ai settori impegnati sull'export. Prima citavo il turismo come un settore rispetto al quale delle garanzie di questo tipo avrebbero un messaggio importante sulla strategicità del turismo per il nostro Paese. Possiamo pensare alle costruzioni, toccherò tra un attimo, risparmio energetico, le start-up, possiamo pensare comunque qualsiasi impresa che abbia un business plan robusto, dove ci sono degli altri investitori che si prendono dei rischi, perché ripeto, qua è sempre un tema di mitigare, scusate se insisto, ma è evidente che il rischio di un grande programma di questo tipo è elevato se poi non è attuato bene, no? Perché se poi questi soldi diventano spesa futura piena è un problema e quindi va però, diciamo, e si può strutturare in maniera, diciamo, molto precisa. Facevo prima riferimento alla casistica di imprese in difficoltà.
Uno stanziamento di garanzie potrebbe aiutare a superare quelle impasse. Immaginiamo ad esempio un quadro nel quale, rispetto alle necessità di nuova finanza, quando non sai bene se l'impresa ce la può fare o meno, se uno stanziamento di garanzie possa funzionare in modo tale per cui, rispetto alla necessità di avere, faccio per dire, 1 milione di euro, no? Per nuova finanza all'impresa in un certo momento, chiedere all'imprenditore di mettercene un terzo, alla banca di mettere i 2/3, no? Quindi 1 milione di euro entra tutto, ma dei 2/3 che ci mette la banca, metà coperti da una garanzia parziale. A questo punto noi avremmo una suddivisione del rischio, no? In fase di questo tipo, 1/3 l'imprenditore, 1/3 la banca, 1/3 lo Stato, e quindi, come dire, riusciremmo a creare una, appunto, mitigazione del rischio percepito, in qualche modo un'infusione, oltre che di fondi, di fiducia, e molto spesso riusciremmo a, come dire, buttare avanti la palla e a gestire anche situazioni di questa natura. I mini bond, di cui so che si è parlato nella precedente audizione, possono essere facilitati dalla disponibilità di garanzie. Le garanzie di questo tipo si usano per le start-up, si usano in Germania, negli Stati Uniti, peraltro anche il decreto ministeriale in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale va assolutamente in questa direzione. Fatemi anche pensare al settore delle costruzioni, fondamentale per la ripresa dell'economia, e che oggi è zavorrato dal fatto che ci sono, in particolare sul residenziale, 700.000 unità immobiliari invendute. Fintanto che quelle non si riassorbono è impensabile riprendere a costruire. Quelle non si assorbono in questo momento per ragioni che sono di domanda ma anche di offerta. Oggi si fanno molti meno mutui che in passato, sia per domanda che per offerta. C'è un problema di liquidità e so che da questo punto di vista, anche in precedenti audizioni, si è parlato di un progetto che mette insieme ABI, ANCE, CDP e le banche per riuscire a facilitare liquidità su questo fronte, ma si potrebbe per esempio immaginare l'utilizzo di garanzie parziali per talune classi di mutuatari che hanno maggior difficoltà a cedere al mutuo. Pensate al lavoratore precario, al lavoratore atipico, no? Pensate al fatto che quando è un lavoratore atipico che ha magari un contratto di 2 anni e chiede un mutuo per 25, non è facile la scelta se impegnare o meno depositi, perché poi dietro, ripeto, hai dei depositi delle famiglie in 25 anni di finanziamento. Beh, in questi casi si potrebbe immaginare ad esempio un intervento di garanzia parziale, quindi trovare un modo di risolvere il problema dei mutui ai lavoratori atipici. Ancora, bisogna pensare anche al mondo dei nuovi cittadini, degli immigrati, che di fatto sono uno dei principali, delle principali fonti di domande per quelle 700.000 unità immobiliari. C'è il tema dei prestiti d'onore, non mi ci soffermo, troverete qualcosa qui anche per stringere. I consorzi fidi, li ricordo, sono un pezzo importante dell'economia italiana, oggi hanno una crisi di ossigeno. Certamente è un settore che ha bisogno di razionalizzazione ed efficientamento, tuttavia un uso di garanzie pubbliche potrebbe essere anche modulato in maniera tale da incentivare i processi di fusione e razionalizzazione che quel comparto dovrebbe avere. Devo citare l'Europa, perché l'Europa può fare molto dal punto di vista di garanzie. Tra l'altro, come sapete, c'è un dibattito in corso, ci sono delle belle iniziative che l'Europa ha fatto, i fondi Jeremy, lo stesso Project Bond. E, giusto per completare la fotografia sul discorso del credito, fatemi dire che ci sono ulteriori 2 punti importanti di intervento legislativo che sono di grande rilievo. Primo aspetto, il fatto che oggi vi sia una limitata deducibilità fiscale delle perdite su crediti, che sta avendo un significativo effetto anticiclico, prociclico, nel senso che in questo momento prendere più rischi da un punto di vista di una banca è peggiorativo, no? Come effetto della impossibilità di ridurre il credito. Per una banca c'è il desiderio quasi di fare più business facile e difficile, perché poi quando perdi non puoi dedurre o solo in minima parte quel tipo di accantonamento, è un problema. Fatemi anche dire che la normativa sulle crisi d'impresa oggi
è complicata, ha diverse, diciamo, problematiche di burocrazia. Anche il recente concordato in continuità di fatto ha aumentato i problemi più che risolverli, ma appunto per ragioni di tempo vi lascio poi testo. Solo una battuta per dire che cosa, come sta vivendo una banca questa fase con Unicredit? Noi sostanzialmente la stiamo vivendo cercando di fare tre cose. Primo, siamo in una crisi a elevatissima volatilità. Per riuscire a gestire questo passaggio e riuscire a far bene il nostro mestiere, la cosa che abbiamo fatto è stata quella di rafforzarci il più possibile. Abbiamo fatto diversi aumenti di capitale, come sapete, l'ultimo da 7 miliardi e mezzo. Oggi, come capitale ex Basilea 3, il cosiddetto Core Tier 1, siamo una delle banche meglio capitalizzate d'Europa, con appunto il Core Tier 1 all'11%, in Basilea 2,5. Abbiamo incrementato moltissimo i livelli di liquidità, abbiamo lavorato sui costi. Ciò nonostante abbiamo cercato di dare una risposta positiva anche varando un programma di assunzione di 1.500 giovani nel triennio, 500 sono in assunzione in questi mesi. E le altre due cose fatte sono state varare nuovi finanziamenti per le imprese nel nostro Paese per circa 40 miliardi di euro. Anche qui, in qualche modo, scontrandoci anche un livello di domanda. Giusto per dare un'idea, a gennaio abbiamo varato un programma stanziando 4 miliardi di euro quasi preapprovati per imprese che avevamo identificato avere, diciamo, il potenziale creditizio. In realtà per due mesi e mezzo, fino al post elezioni, non abbiamo visto zero di domanda, no? Perché ovviamente spiega ancora una volta il tema dell'incertezza, no? Poi comunque elezioni, sforma il governo, eccetera, eccetera, a quel punto qualcosa si è mosso, ripartito, ma è giusto per spiegare come l'effetto dell'incertezza in questo momento è fortissimo. E altra cosa, essendo noi, come loro sanno, un gruppo molto presente all'estero, noi abbiamo banche commerciali in 20 paesi europei, stiamo cercando il più possibile di aiutare il pezzo di imprese, che è quello che esporta, che è orientato all'internazionalizzazione, che è quello che in questo momento sta dando segnali di dinamica positiva. Quindi da questo punto di vista, per esempio, abbiamo realizzato iniziative miranti a aiutare 9.000 imprese anche proprio la prima esportazione, e in generale attraverso i nostri desk nei paesi sud del centro-est Europa in cui siamo presenti, ma anche in Germania e in Austria, stiamo supportando circa 20.000 imprese italiane. È ovvio quindi che noi, ma penso come al pari di altre banche, ci siamo oggi sul pezzo. Appunto chiudo con il punto che ho fatto all'inizio dell'esposizione. La profondità della crisi è tale che probabilmente occorrono elementi, occorrono modalità di affrontare questa crisi in modo collettivo, facendo squadra, no? Parola che va di moda, no? In questo momento, ma effettivamente non si trova un termine migliore per dir questo, sapendo che in effetti non esiste banca sana senza un paese sano, e fatemi dire, allo stesso modo è impossibile immaginare un paese forte e sano senza che abbia un settore bancario altrettanto robusto e redditizio. Grazie mille della attenzione. Grazie dottor Nicastro, si parla molto di collaborazione tra pubblico e privato, questa è una proposta che va esattamente nella direzione giusta. Onorevole Causi, ho visto, si è segnalato. Grazie Presidente, io la ringrazio, dottor Nicastro, una importante audizione, tanti spunti. Io sono meno ottimista di lei, cioè non credo che sia soltanto una questione di stato di fiducia e di aspettative. Noi abbiamo una vera e propria depressione economica con una contrazione dei redditi e dei consumi, quindi è questo che sta in qualche modo costringendo le imprese a non investire o a rimandare i piani di investimento. Finché non usciamo dal circolo vizioso della depressione a livello europeo, sarà molto difficile che solo con fattori di offerta o fiscali convinciamo le imprese a investire. E io credo che, e questa è la mia prima domanda, credo che la nota 8 della sua relazione a pagina 6 sia molto interessante, l'avete messa in nota, io le faccio la domanda per evidenziarli, perché la domanda a questo punto è: che prospettive noi abbiamo? Un divario, abbiamo un sistema economico che assorbe 1.900 miliardi di finanziamenti, ma ne produciamo solo 1.600, e questo divario oggi è colmato soprattutto dagli interventi della BCE.
oltre che dal capitale proprio delle banche, mentre invece si è molto ridotto il canale, diciamo, dell'attrattività dei capitali finanziari per l'Italia. Che prospettive vede nel futuro di questi? Innanzitutto, diciamo, che fine fanno i fondi BCE, se ci saranno ancora nel futuro, e se lei ritiene che uscendo da questa crisi si possano riattivare dei canali di finanziamento esterno, oppure se dobbiamo addirittura pensare, come alcuni dicono, di abituarci a un 1-1, cioè 1.600 produciamo, 1.600 dobbiamo investire, ma allora significa che il credito all'economia si riduce di altri 300 miliardi nei prossimi anni. Come dobbiamo guardare al futuro in questo? E poi la seconda domanda è, visto che lei ha proposto delle misure importanti sulla questione del fondo di garanzia, le volevo chiedere un giudizio da parte sua su come funziona l'attuale fondo centrale di garanzia. C'è una norma nel decreto fare che vara un riassetto, anche se la norma è un po' generica, e se quindi ha dei suggerimenti da darci anche per migliorare la norma nel decreto fare in merito alla riforma del fondo centrale di garanzia. Onorevole Pesco Barbanti Pagano. Ho da fare qualche domanda. Una sulla finanza internazionale, nel senso gli Stati Uniti hanno annunciato che, insomma, la Fed ha annunciato che interromperà la progressiva emissione di liquidità che si è verificata negli anni. Questo comporterà quasi sicuramente un rialzo dei tassi di interesse dei titoli di Stati in diversi paesi, sicuramente anche in Italia. Secondo lei come si può agire a livello internazionale affinché questo non accada? E secondo lei se può aver senso un'ipotesi di livellare i tassi di interessi internazionali di vari titoli di Stato affinché non ci siano perequazioni da alcuni Stati verso altri? Poi volevo chiederle, quanto alla crisi di liquidità che stiamo vivendo in questi anni, secondo lei quanto è riferita a cattivi investimenti fatti dalle banche negli anni, quanto alle regole di Basilea e quanto a sofferenze sui prestiti che non hanno avuto buon esito. Un'ultima domanda, volevo chiedere se secondo lei ha senso ipotizzare un trasferimento di passività dalle nostre banche italiane alla Banca Centrale Europea, così come è stata ipotizzata da diversi analisti, senza però far entrare in questo meccanismo anche la Cassa dei Depositi e Prestiti, come invece uno Stato come la Germania vorrebbe. Grazie. Onorevole Barbanti. Grazie Presidente. Allora, sulla prima domanda me l'ha già soffiata l'onorevole Causi, nel senso, per quanto riguarda il fondo di garanzia e quello che dice il decreto fare, se ha qualche suggerimento in merito, come lo migliorerebbe piuttosto che... Poi, se avesse la classica bacchetta magica, che provvedimenti di ordine fiscale prenderebbe per diciamo, migliorare, gonfiare, favorire i conti economici delle banche? Altra cosa, recentemente, la settimana scorsa, è stato chiuso l'accordo per una parte dell'accordo dell'Unione Bancaria per quanto riguarda il salvataggio con le famose clausole, chiamiamole, del bail-in. Pensa che questo possa avere degli effetti negativi sul costo del credito, perché ovviamente la possibilità di dover prezzare maggiormente l'obbligazione a fronte di un ipotetico nuovo rischio potrebbe far lievitare il costo del credito, quindi avere un effetto diciamo a cascata. Ultima cosa, bellissima la frase con cui ha chiuso la presentazione per quanto riguarda il paese sano con il corrispettivo delle banche sane e soprattutto banche nazionali. La paura è che alla luce delle recenti capitalizzazioni di borsa della sua banca ma anche di altri competitor che vedono praticamente la capitalizzazione di borsa essere un terzo del patrimonio, largo circa, no? Non ha paura che effettivamente possa esserci una sorta di OPA piuttosto che passaggio di mani e quindi in questo caso che cosa potremmo fare per non perdere le due, le tre banche più grandi che abbiamo e quindi quel capitale, in questo caso proprio quel patrimonio diciamo, di conoscenza piuttosto che anche di investimenti che possono rilanciare il Paese, possono fare in questo caso il Paese sano come ha detto lei. Grazie. Onorevole Pagano, onorevole Gutgeld e poi onorevole Bargere, poi chiudiamo super veloci tutti perché dobbiamo concedere 7-8 minuti al dottor Di Castro. Direttore, io
Lei stesso ci ha ricordato che la provenienza della raccolta dei fondi è per l'80% risparmio, 10% capitale proprio, 10% BCE. E ma intanto c'è un'aliquota enorme che gli investitori istituzionali, fondi pensione, assicurazione, cassa previdenza, fondi comuni, enorme, che non riusciamo a indirizzarla presso le PMI. Anzi, addirittura va fuori dall'Italia in larghissima parte. Avete immaginato qualche cosa per far sì che nel prossimo futuro, non lontano ma a breve, parte di queste somme possano essere intercettate e indirizzate verso le PMI? Seconda domanda, che secondo me è quella più importante. Il Fondo Centrale di Garanzia opera a favore delle piccole e medie imprese, ma le medie aziende italiane come vengono oggi concretamente supportate in questo difficile contesto economico? Anche con le dirette esperienze di un istituto che lei rappresenta in maniera assolutamente meritevole. Grazie. Onorevole Gutmann. Una domanda rapidissima che è legata al tema del fondo esistente di garanzia e la proposta di ampliare molto le garanzie pubbliche. Credo che uno dei temi sull'attuale fondo è che non è chiarissimo quanto la garanzia data si riversi in minor costo del credito per le imprese. Quindi sarebbe fondamentale capire come assicuriamo che questo avvenga nel futuro, soprattutto se vogliamo allargarlo molto come lei sta suggerendo. Onorevole Bargero, onorevole Pisani. Ma il sistema che lei propone a me sembra un po' simile a quello che Krugman sta predicando negli ultimi tempi, mutuato dal sistema statunitense. Ma che strumenti abbiamo? Perché noi abbiamo un vincolo europeo per andare nella direzione di questo sistema. Un'altra domanda riguarda la leva finanziaria delle imprese, perché c'è un problema credito, ma c'è un problema grave, a mio parere, che è la struttura produttiva di questo Paese. Abbiamo degli strumenti di incentivo e disincentivo per far sì che questa leva finanziaria si riduca poi nel tempo, perché non è sostenibile. C'è uno dei problemi, a mio parere, della scarsa competitività del nostro Paese, è proprio il rapporto di leva finanziaria delle imprese più alto rispetto agli altri Paesi europei. Noi dobbiamo mirare ad allargare i rubinetti del credito, ma dobbiamo anche mirare a delle imprese più capitalizzate e che investano capitale proprio. Dunque, volevo chiedere in particolare come valuta un'eventuale separazione bancaria tra le banche commerciali di credito e quelle di investimento ai fini di un'incentivazione dell'investimento sul mercato reale e quindi sulle imprese italiane. Poi chiedevo, avrei bisogno di sapere una cosa, riguardo alla valutazione, allora, abbiamo parlato di incentivi alla ristrutturazione edilizia, edilizia in generale, lei sa che è stato approvato un'estensione, un decreto che ha allungato i tempi per le detrazioni IRPEF fino a dicembre. Mi chiedevo, nell'ipotesi di concedere al committente la possibilità di cedere alle imprese quell'agevolazione fiscale, per consentire a queste di fornire sconti sul lavoro piuttosto che usufruire in prima persona di questa agevolazione fiscale, come ritiene che le imprese possano far valere questa garanzia che riguarda sostanzialmente la propria detrazione sull'IRES o similari presso le banche per ottenere quello spazio finanziario necessario per lavorare in funzione anche delle richieste più piccole di valore? Queste sono le tre cose. Ho chiesto tre cose. Finissimo. Conti correnti sui condomini. Qual è la situazione sulle adesioni che voi conoscete ovviamente e in relazione alle particolarità del prodotto che sarebbe la condivisibilità dei conti online con i condomini, qual è la situazione dei prodotti disponibili dalle banche? Grazie. E molto brevemente, volevo chiedere al dottor Nicastro, nel caso in cui il governo dovesse decidere di istituire il fondo e quindi aiutare dando una garanzia parziale pubblica e quindi eventuale mitigazione del rischio da parte della banca, la Unicredit sarebbe disposta a mitigare anche i tassi di interesse nell'ordine del 3-4% rispetto in aggiunta come spread rispetto all'Euroribor? Dottor Nicastro, grazie. Grazie, pare che
ventaglio di domande è molto ampio. Quanto tempo ho per rispondere così che... 12 minuti, d'accordo. Allora, parto dalla domanda in ordine cronologico, parto dalla domanda iniziale sul discorso legato a quanto diciamo abbiamo di fronte in qualche modo un po' una crisi di domanda piuttosto che di offerta e quanto diciamo un sistema di un maxi schema di garanzie possa aiutare. Effettivamente il maxi schema di garanzie aiuta soprattutto lato offerta di credito, tuttavia ci possono essere anche alcuni pezzi, prima citavo quello legato ai mutui per esempio, piuttosto che può essere il fronte ad esempio del credito agli studenti, degli student loans, in cui effettivamente l'impatto può arrivare lato domanda. In linea generale, quello che abbiamo di fronte è in qualche modo un circolo vizioso che va girato, ci vogliono essere più strumenti, non ce n'è uno solo che ci aiuta, prima citavo anche altri temi di policy, però questo può essere potente e certamente contribuire a far rigirare in senso positivo le meccaniche dell'economia. Arrivando al fondo di garanzia, metto assieme due domande sentite anche l'onorevole Gutgeld aveva toccato questo punto, per dire che cosa. Tendenzialmente il fondo centrale oggi è una macchina operativa che funziona bene, funziona in maniera efficiente. Punti di attenzione sono legati ai criteri di ammissibilità, nel senso che tende a operare soprattutto su imprese che stanno bene e quindi diciamo è minore come dire, anche il supporto che dà da un punto di vista di come dire, mitigazione complessiva del rischio e ripristino di fiducia e naturalmente penso che sia un aspetto molto importante quello di verificare che l'impatto positivo dal punto di vista di costo del rischio che esso può generare si traduca in più basso costo del credito per le imprese che beneficiano. Oggi questo per esempio avviene in maniera abbastanza chiara sul fronte dei consorzi fidi, dove molto spesso esiste proprio anche diciamo, una scontistica in qualche modo legata all'accesso alla garanzia. Si può ragionare indubbiamente di meccanismi che permettano di verificare nel tempo quelli che sono i costi di erogazione del credito appunto così garantito rispetto a quello non garantito e poi assumere anche provvedimenti di policy che garantiscano effettivamente che il beneficio si rifletta poi in un costo complessivo del credito più basso per le imprese. Vado alla domanda sulla liquidità internazionale. La BCE effettivamente cosa ha fatto? In prima battuta ha sostituito fondi che precedentemente le banche ricevevano dal mercato internazionale, quando il mercato internazionale sull'Italia si è chiuso, no? Siamo a fine 2011, inizio 2012. Successivamente, come effetto di una, anzitutto anche della famosa OMT di Draghi, si è ripristinata una certa quantità di fiducia a livello internazionale al punto tale che alcune banche, credo quelle grandi e quelle medio grandi, certamente posso parlare per la nostra, hanno ripreso ad attingere fondi sul mercato globale. Questa apertura non è comunque stata piena e non siamo tornati alla situazione del pre-crisi. Un aspetto importante da questo punto di vista è anche il fatto che si proceda nella cosiddetta Unione Bancaria Europea. Giusto per dare un'idea, per un gruppo come il nostro, con la crisi dell'euro si è generata una difficoltà, una vera e propria barriera ad utilizzare per esempio depositi raccolti in Germania per impiegarle in altre parti del gruppo. Addirittura ci sono stati dei momenti paradossali in cui il nostro gruppo depositava 20 miliardi di euro dalla Germania sulla BCE e ne attingeva una cifra analoga dall'Italia, proprio per la difficoltà di spostare direttamente. Qui l'unione bancaria è fondamentale perché avendo un vigilante bancario unico, questo dovrebbe consentire di rompere il circuito vizioso tra diciamo credito sovrano e credito bancario. Ragioni della crisi, questo probabilmente si prenderebbe un multiplo dei 12 minuti richiesti, giusto un paio di battute.
Allora, la crisi congiunturale ha più effetti. Indubbiamente c'è un problema di leva complessiva che nel mondo è arrivata a livelli troppo alti su tutti i fronti. Quando la guardiamo dal punto di vista italiano, le sofferenze in piedi che citavo prima derivano sostanzialmente da due elementi. Il crollo congiunturale, una cosa banale ma importante è semplice per misurare questo crollo è guardare al traffico autostradale. No? È sceso del 20% rispetto all'antecrisi, no? La dice tutta al di là dei numeri del PIL, quindi questo è il primo aspetto. Secondo, che siamo entrati nella crisi con delle finanziarie troppo alte, no? Con capitalizzazione troppo bassa delle imprese. Tema di trasferimento passività dalle banche italiane alla BCE. Ma è un tema, così come proposta, che non conosco nel dettaglio. Credo tendenzialmente che attraverso l'unione bancaria si possa ripristinare buoni flussi di liquidità sul mercato europeo che, diciamo, non richiedano, permettano di evitare, come dire, misure diverse o più drastiche. Bacchetta magica per il conto economico delle banche, molto semplice, riparta l'economia in Italia, non c'è niente di meglio perché è il punto di prima, in realtà noi abbiamo bisogno di vedere volumi di credito che aumentino, volumi di deposito che aumentino, possibilità di avere più risparmi che vanno verso forme anche di risparmio gestito e via discorrendo, vedere meno costo del rischio e quindi quella è la cosa assolutamente unica e principale dal punto di vista della banca. Per quanto attiene al bail-in, anche qua il bail-in nasce ed è disegnato nel contesto di unione bancaria che prosegue, quindi se il bail-in come è stato disegnato si colloca in una implementazione piena dell'unione bancaria con i passi successivi, non vediamo aspetti particolarmente problematici. Quello che è veramente oggi importante è che i passi prossimi verso la vigilanza unica europea siano decisi. Rischio di scalata per le nostre banche. Allora, in questo momento in realtà anche qua c'è un po' un circolo vizioso, no? La capitalizzazione molto bassa è legata al fatto che le nostre banche sono banche commerciali in un paese a congiuntura problematica e quindi la redditività è molto bassa e quindi uno, come dire, le quotazioni sono basse, è difficile avere un grande interesse oggi anche per acquistare attività di banca in Italia perché è un'attività non redditizia. La soluzione, anche qua torno al punto di prima, arriva dalla necessità che tutti abbiamo che il paese riparta, perché questo, come dire, genera appunto il circolo virtuoso anche da questo punto di vista. Fondi investitori istituzionali italiani indubbiamente possono giocare un ruolo importante rispetto ai mini bond, possono giocare un ruolo importante rispetto alle varie cartolarizzazioni, ad esempio di prestiti PMI che si possono andare a realizzare, quindi sono un patrimonio importante. Per quanto attiene alle medie imprese, il Fondo Centrale di Garanzia può in realtà aiutare anche da questo punto di vista. Ricordiamo che, credo, lo scorso dicembre il Parlamento aveva approvato una norma, perlomeno la Commissione Industria del Senato, una norma che permetteva al Fondo di garantire pacchetti di crediti erogati anche verso medie e grandi aziende, nell'ambito di operazioni che coinvolgevano la CDP nell'ambito della provvista e attraverso, diciamo, una garanzia su un pezzetto dei pacchetti, le cosiddette tranche cover. Poi, nel decreto del fare, questa disposizione è stata eliminata. Sarebbe da valutarne in realtà un reinserimento, in questo modo do una risposta anche sulle cose che si possono fare rispetto al decreto del fare. Dunque, vediamo un po' le altre domande. Ecco, la struttura è produttiva e come abbassare la leva finanziaria delle imprese? Credo, come dire, che la crisi probabilmente agirà da grosso incentivo in questa direzione, nel senso che appunto diventa difficile poter prestare da parte di chiunque, certamente non dalle banche, ma ancor meno del mercato, più quattrini a fronte di leve eccessive. Quindi possiamo attenderci che la leva avrà la crisi avrà in qualche modo un effetto di disciplina rispetto ai livelli di leva. Separazione banche commerciali di investimento, direi che per l'Italia non è un grosso problema, nel senso che anche le attività di investment banking, che gli alcuni gruppi che lo fanno, tipo il nostro, vengono realizzate, sono attività di investment banking totalmente focalizzate al supporto alle imprese. Per esempio, prendo il caso del nostro gruppo, noi oggi siamo
il terzo gruppo europeo nella gestione di operazioni di mercati di capitali, questo ci ha permesso nei primi mesi di collocare operazioni per 8 miliardi di euro a beneficio molto spesso proprio delle imprese italiane, quelle più grandi ovviamente, no? Col tempo potremo vedere anche i mini bond come uno strumento importante di crescita. Non ho purtroppo la risposta sul tema del provvedimento di altre costruzioni, andrò ad approfondire e magari le do poi una risposta ad hoc, nel senso che non conosco il provvedimento e quindi non ho. Per quanto attiene al conto corrente sui condomini, è appena partito, anche questo le farò avere dati precisi, ma è una cosa abbastanza recente. Spero di avere toccato tutto e di essere stato più o meno nei tempi. Possiamo soltanto ringraziarla sia per la sua relazione che per questa replica. Ringraziamo lei, la congediamo e noi invece proseguiamo tra 5 minuti i nostri lavori. Grazie. Grazie.